nocciola, disagi viari in superstrada e per i tremi in Domo Milano, tir bloccati al confine per la chiusura del Sempione. Nuove precipitazioni nelle prossime ore, ma il maltempo alle ore contate, allerta gialla per pericolo valanghe. Rimossi i ponteggi giusto prima di Natale, tornata all'antico splendore la facciata della Basilica di San Vittore a Intra. Oggi a Milano consegna dell'Ambrogino d'oro anche a Suor Anna Moni Alfieri delle Marcelline di Arona. La Paffoni vince largo ad Alessandria, primo successo in campionato per la squadra acusiana che pigia sull'acceleratore nel secondo tempo. Il calcio, il Novara pareggia a Grosseto, se ne parla anche nella nuova puntata di Dilettanti per Dire. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale, la neve che anche oggi è caduta in Ossola, qualche disagio viario, problemi anche alla circolazione dei treni lungo la Domodossola Milano, i tir bloccati al confine con la chiusura del passo del Sempione. La neve questa mattina è tornata ad imbiancare l'Ossola. Mezzi spazzaneve al lavoro lungo tutte le direttrici. Pochi centimetri che in alcuni momenti della giornata hanno causato qualche disagio a livello viario lungo la superstrada. In mattinata la statale del Sempione è stata al centro di un giallo. Una fake news diffusa in rete parlava di chiusura della strada. Dopo i disservizi di venerdì, gli spazzaneve sono entrati subito in funzione a Domodossola e nelle frazioni. Mezzo pesante fuori strada tra Vogogna e Pallanzeno. Rientrati problemi elettrici a Bognanco. Il sindaco Valentini ha annunciato un pressing sui vertici locali di Enel per studiare un piano per fronteggiare nuove possibili emergenze. Dalla Val Bognanco alla Valle Anzasca, dove da venerdì i cellulari hanno smesso di squillare. La neve ha causato guasti sui ripetitori. I disservizi hanno interessato anche la linea internet. Anche Eolo non è stato in grado di fornirci il servizio. A Macugnaga tutto il paese è abbonato a questo gestore, rimarca il sindaco. Stefano Corsi ha anche sollevato il problema della strada provinciale. Non ci risulta sia successo qualcosa di particolare, siamo subito intervenuti per ripulire la strada, se qualche disguido c'è stato credo sia fisiologico, valutare le condizioni di partenza, ribatte il consigliere delegato alla viabilità Rino Porini. Il maltempo di questi giorni ha consigliato al sindaco di Baceno, Andrea Vicini, di chiudere in via precauzionale la strada comunale Goglio d'Evero. Sarà riaperta non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Problemi viari si sono avuti anche in Valle Vigezzo, lungo la 337. La viabilità è tornata alla normalità nel pomeriggio. Resta il problema della grande quantità di neve caduta da venerdì ad oggi, questione non secondaria, soprattutto nei piccoli paesi con centri storici situati lungo viuzze. A Santa Maria Maggiore complessivamente si stima siano caduti circa 1,20 m di neve. Camionisti bloccati al confine di Stato di Gondo per le abbondanti nevicate. Sono stati assistiti dal Coordinamento Territoriale di Protezione Civile del VCO e dai volontari dell'Ordine di San Giovanni. Importanti disagi anche al traffico ferroviario. Treni dimezzati, causa neve, oggi sulla linea Domodossola-Milano, dove si sono registrati anche rallentamenti e ritardi. E in serata tornata la linea telefonica in Valle Anzasca, nella nottata in mattinata di oggi invece isolata a causa neve anche Forno in Valle Strona, rotta la lama di uno spazzaneve, non è stato possibile proseguire nello sgombero, la situazione si è risolta nel pomeriggio. Dopo la nevicata della passata settimana, intervento dei sindaci del Novarese che bacchettano ANAS ma anche gli automobilisti che si sono mossi senza le adeguate obbligatorie dotazioni. Dopo la nevicata del 4 e 5 dicembre, i sindaci bacchettano sia l'ANAS per la mancata pulizia delle strade, sia gli automobilisti in viaggio senza catene o pneumatici da neve. La conseguenza è stata auto e camion fermi o addirittura fuori strada, come lungo la statale 32 ticinese tra i comuni di Varallo e Borgo Ticino. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco di Arona e Borgo Manero e della Polstrada. Manifesta disappunto il sindaco di Borgo Ticino, Alessandro Marchese. Esprimo la vicinanza a chi venerdì si è trovato a transitare. Non si chiude un'autostrada per circa 10 ore senza pianificare alternative. Ho segnalato agli operatori ANAS la situazione alle 11 di venerdì, facendo presente che si sarebbe bloccato tutto il traffico da Arona per Novara e viceversa. La risposta dei funzionari ANAS. Sindaco, stia tranquillo, che abbiamo già i mezzi in movimento per risolvere la situazione.
denuncia Marchese. Alle 18.30, con la collaborazione di AIB, Polizia Stradale di Arona, ho dovuto chiudere la statale, altrimenti nemmeno i mezzi ANAS potevano intervenire. Con 40 cm di neve caduta, è ammissibile che ci siano disagi. Farò presente alle autorità l'accaduto affinché non si ripeta. Da Gattico Veruno, il sindaco Federico Casaccio accusa: sapevamo tutti che sarebbe nevicato copiosamente. Nulla si può contro l'imprudenza e la maleducazione di chi non monta catene o gomme da neve. Nel comune disagi ci sono avuti nella statale 32 di ramazione tra Borgo Ticino e Borgo Manero, in particolare sulla salita del cimitero di Gattico. Conclude Casaccio: ringrazio l'assessore alla viabilità provinciale Marzia Vincenzi, che si è attivata per garantire gli interventi sulle strade provinciali. La nota stonata si è percepita sabato 5, quando dalla direzione ANAS, con un comunicato diffuso anche dai social, c'è stata l'autocelebrazione. Tutto è andato bene, il personale si è adoperato al massimo, con i mezzi a disposizione e non ci sono stati disagi sulle strade statali. Un autoelogio fuori luogo che non necessita commenti. E nuove precipitazioni nelle prossime ore, ma il maltempo alle ore contate. Ancora un po' di neve stanotte e domani mattina sulle montagne ossolane, fiocchi che potrebbero arrivare anche fino a Domodossola, dove però sono attesi al massimo 8-10 cm di nuova coltre. Lo riferisce Luca Sergio di Meteo Live VCO. La neve mista ad acqua potrebbe lambire anche il Cusio. Uno sguardo ai livelli della coltre bianca, sempre con Meteolive VCO, 160 cm in Alta Formazza, dove si registrano le precipitazioni più copiose, 1,5 m a San Domenico di Varzo, una novantina di centimetri a Macugnaga, che salgono a 120 al rifugio Zamboni. Sono le ultime ore di precipitazioni nevose per il VCO e atteso poi un graduale miglioramento. A metà mese, con l'arrivo dell'anticiclone, ci saranno giornate soleggiate e un netto aumento delle temperature, conclude Sergio. Intanto allerta gialla di ARPA per valanghe nel nord del Piemonte, in particolare proprio nelle valli ossolane. Il bollettino segnala sempre per domani possibili disagi alla viabilità per le nuove precipitazioni previste per le prossime ore. Voltiamo pagina, siamo agli aggiornamenti sul coronavirus con l'ultimo bollettino regionale. Nel VCO 9 nuovi decessi conteggiati oggi dall'unità di crisi piemontese, ma non tutti riferiti alla giornata odierna. 14 nuovi positivi e 10 guariti. Nel Novarese 3 nuovi decessi, 81 positivi e 33 guariti. A livello regionale 1.269 nuovi casi di positivi, pari al 13,5% dei 9.500 circa tamponi eseguiti. Il 40% sono asintomatici, 55 decessi e 1.939 guariti più di ieri. Scendono di 7 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in totale 359 in Piemonte, scendono di 37 i ricoverati nei reparti Covid ordinari, in totale 4.239, isolamento domiciliare per circa 61.500 persone. Nei mesi passati l'appello delle case di riposo: mancano operatori sociosanitari in tempi di pandemia. Da Fondazione Comunitaria VCO, la promozione di una rete che ha permesso l'organizzazione di due corsi di formazione per OS per un totale di 50 nuovi professionisti. Due nuovi corsi per operatori sociosanitari, una risposta agli appelli delle RSA. A luglio quello delle 13 residenze del Verbano Cusio-Ossola, seguito da quelli delle RSA piemontesi, che denunciano le gravi difficoltà in cui sono costretti a operare in questi mesi di pandemia. Tra le criticità segnalate la carenza di medici e infermieri e di OS. Coerente al proprio ruolo, che è quello di intercettare i bisogni del territorio e cercare di darvi risposta, la Fondazione Comunitaria VCO si è fatta promotrice di una rete in grado di finanziare nuovi corsi di formazione professionale per OS. All'appello hanno generosamente risposto il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano, 100.000 euro, la Fondazione Buon Lavoro, 20.000 euro, e la Fondazione Vita Vitalis, 5.000 euro. Grazie ai loro contributi, a cui si è aggiunto quello da 40.000 euro della Fondazione Comunitaria, con risorse da Compagnia di San Paolo, è stato possibile affidare a VCO Formazione l'incarico di avviare due corsi di formazione per OS, costo complessivo 165.000 euro.
euro. Non appena la Regione Piemonte ne darà l'autorizzazione, i due corsi, ciascuno per 25 posti, verranno avviati a Verbania e Omegna, aggiungendosi a quello già autorizzato e finanziato dalla Regione a Domodossola. Con questa iniziativa, commenta il presidente di Fondazione Comunitaria VCO Maurizio De Paoli, speriamo di poter dare in tempi ragionevoli una concreta risposta alle nostre RSA e anche ai servizi domiciliari territoriali, formando 50 nuovi OS. Al tempo stesso daremo a queste persone una nuova opportunità occupazionale. Questa iniziativa prosegue l'ennesima dimostrazione di quanto questo territorio sia in grado di fare quando riesce a creare una rete capace di intercettare i bisogni della comunità. Dallo stesso un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al progetto. L'Assemblea dei Sindaci del CIS Verbano ha deliberato di destinare 100.000 euro per finanziare i corsi OS, ha aggiunto il presidente Franco Diazzi. Anche su questa scelta impariamo che solo mettendo insieme le risorse possiamo valorizzare meglio il contributo di ciascuno al servizio di tutti. Il governatore del Piemonte Cirio ha scritto al presidente del Consiglio Conte per chiedere l'autorizzazione al ricongiungimento familiare nel periodo natalizio 25-26 dicembre 1 gennaio. Si tratta, dice Cirio, non solo di un'esigenza di giustizia e buonsenso per un territorio che ha quasi il 90% dei propri comuni di piccole dimensioni demografiche, ma anche di tutela della fragilità dei nostri anziani di fronte al peso della solitudine. La nota è firmata anche dal vicepresidente della regione con delega agli enti locali Carosso e dai rappresentanti delle principali associazioni enti locali del territorio piemontese, ANCI, AMCI, UNCEM, UPI e ALI. 550.000 euro da spendere entro il 2020 a sostegno delle attività produttive per 28 piccoli comuni del VCO e altri fondi nel triennio, il risultato dell'emendamento Borghi alla legge di bilancio 2019. A 28 comuni del VCO 545.000 euro per il 2020 e 1.272.000 nel triennio. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che concretizza l'emendamento alla legge di bilancio 2019 presentato dall'onorevole democratico Enrico Borghi con stanziamento di risorse per fronteggiare la crisi economica nelle aree interne cosiddette marginali per il sostegno alle attività produttive, economiche, artigianali e commerciali. Questi sono i numeri locali. Contributi alle imprese montane del VCO nei piccoli comuni più disagiati in arrivo, commenta Borghi e precisa. I fondi del 2020 dovranno essere spesi entro il 31 dicembre. Abbiamo voluto che fossero i comuni a spendere queste risorse, aggiunge, perché essi sono i soggetti maggiormente in grado di comprendere i bisogni dei territori in funzione dell'emergenza Covid e ora si attiveranno certamente per consentire alle imprese, ai negozi, alle attività di investire le risorse. Per la definizione della platea dei comuni beneficiari è stato utilizzato il criterio della perifericità e della minore dimensione demografica, proprio per andare incontro alle realtà più povere e più bisognose. Altro che abbandonare la montagna, come qualche propagandista sta affermando, conclude Borghi, stiamo andando nella direzione esattamente opposta, facendo registrare uno stanziamento a favore delle imprese dei territori più marginali, come mai si era registrato prima da parte dello Stato. Tra i contributi totali più sostanziosi, quasi 69.000 euro per Malesco, 64.000 per Valstrona, oltre 50.000 euro per Craveggia, Baceno e Nonio, tra i 40 e 50.000 per Re, Calasca Castiglione, Cesara, Premia, Macugnaga, Belgirate, Valle Cannobina, Bagno Anzino, Formazza, Antrona, Trarego, Anzola, solo per citare alcuni beneficiari. Ed ora a Verbania, via i ponteggi dalla facciata della Basilica di San Vittorio a Intra. Il recupero è completato. È ritornata alla sua bellezza originaria la facciata della Basilica di San Vittorio a Intra, giusto in tempo per il Natale. In questi giorni sono infatti stati rimossi i ponteggi al termine del restauro cominciato a marzo e i verbanesi ora passano con il naso rivolto all'insù per ammirare, come se fosse la prima volta, la chiesa imponente. Ora si può infatti vedere la facciata dell'edificio sacro come appariva un tempo. Attraverso un'analisi stratigrafica la facciata è stata riportata al colore originale, da grigia e scrostata come appariva ultimamente.
Ancora in corso all'interno il restauro delle cappelle, a completamento di un importante intervento che 2 anni fa ha interessato l'abside e il presbiterio, permettendo di riscoprire affreschi settecenteschi di pregio perduti sotto centimetri di sporco e riportare il colore in un interno che prima appariva buio e scuro. Tutto sotto la guida del parroco Don Costantino Manea e grazie a un importante contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria, CRT, 8 per 1000 e offerte da parte dei fedeli. Oggi a Milano la consegna dell'Ambrogino d'Oro, a ricevere la benemerenza non solo i Ferragnez e Fabio Concato, premiati gli operatori sanitari e persone impegnate in diversi ambiti, tra loro Suor Anna Moni Alfieri delle Marcelline di Arona. Medaglie d'oro. Suor Anna Moni Alfieri. Voce autorevole per chiunque si occupi del diritto all'istruzione dei più giovani. È stata e continua ad essere una strenua sostenitrice del sistema educativo integrato, nell'ambito del quale scuole pubbliche, paritarie e private rappresentano i tasselli di un'offerta ampia e composita. È stato emozionante ricevere l'Ambrogino d'oro, soprattutto dopo le parole del sindaco Sala. Il sindaco Sala ha detto appunto che l'Ambrogino vuol dire anche un impegno civile che va mantenuto, non è un punto d'arrivo ma oserei dire un punto di partenza in questa battaglia, la nostra buona battaglia sulla libertà educativa. Mi ha commosso anche la motivazione per la quale è stato riconosciuto. Si dice appunto l'impegno a favore del pluralismo educativo, della libertà di scelta educativa dei genitori, e tutti quanti sappiamo che non c'è libertà educativa senza libertà economica. Allora voglio credere fortemente che questo riconoscimento civile possa valere presto per i genitori anche in Italia, la possibilità di scegliere tra una buona scuola pubblica statale o una buona scuola pubblica paritaria. E il nostro impegno in queste ore corre grazie alla legge di bilancio. Sappiamo che c'è la legge di bilancio in Parlamento, possiamo cambiare la legge di bilancio e permettere al Paese Italia di ripartire, perché creiamo le premesse che vuol dire la scuola. Se riparte la scuola, riparte il Paese. Ci mancheranno il tuo sorriso, la tua determinazione, sempre accompagnata da ironia e leggerezza. Ci mancherà la tua capacità di analizzare e interpretare il presente, di saperlo raccontare con lucidità per trovare il modo di migliorarlo. Mancherà il tuo non arrenderti mai davanti a ogni ostacolo. Lascia a noi la grande responsabilità di portare avanti le tue battaglie per un futuro migliore. Così l'Ampi del Verbano Cusio Ossola ricorda l'ex senatrice Lidia Menapace, novarese di nascita, scomparsa oggi a Bolzano all'età di 96. Anni di formazione cattolica, Menapace da giovanissima prese parte alla resistenza come staffetta partigiana in Val d'Ossola con il nome di Battaglia di Bruna. Il consigliere regionale Preioni parla di simbolo della Repubblica dell'Ossola e protagonista di un'epoca di battaglie che resteranno per sempre nella nostra memoria collettiva. Don Renato Sacco, coordinatore di Pax Christi e parroco di Cesara, l'ha conosciuta personalmente, la ricorda come una donna libera, umile anche quando sedeva in Parlamento, coerente al punto di bruciarsi la carriera per non tradire le sue idee, capace di trasmettere passione, sapere, valori. L'assessore alla cultura e all'istruzione di Omegna, Sara Rubinelli, ha annunciato la partecipazione straordinaria di Marta Cartabia in occasione della cerimonia online per il battesimo civico dei 18enni di Omegna. Assessore, anche quest'anno torna il battesimo civico, che sarà il 19 dicembre, in una forma ovviamente diversa rispetto al passato, però con un ospite da remoto d'eccezione. Sì, il 19 dicembre alle 10.30 i giovani di Omegna che compiranno 18 anni nel 2020 verranno invitati per una sessione via Zoom, dove l'ospite d'onore sarà la professoressa Marta Cartabia. Quindi insomma siamo molto onorati perché ha accettato di fare un discorso sulla Costituzione dedicato ai nostri giovani, e quindi sarà un bel momento nonostante i limiti.
Altra cosa, regaleremo ai nostri giovani un libro importante che è del dottor Borgna, Saggezza, ed è un libro che fa vedere cosa significa la saggezza oggi e quali sono gli aspetti su cui coltivarsi per poter crescere. Quindi diciamo, abbiamo pensato a un battesimo civico che abbia una forte valenza esistenziale in questo senso. Tra l'altro sono tanti i diciottenni omegnesi, 144. 144, e noi speriamo che partecipino a questo momento, anche perché ci sarà via Zoom la possibilità di fare delle domande alla professoressa Cartabia, e quindi insomma l'invito è proprio esteso e anche ai loro genitori e familiari a partecipare da casa. Intervento dei vigili del fuoco del comando di Verbania a Intragna ieri per salvare un cucciolo di cane pastore che si era perso nella giornata di martedì. Il proprietario, dopo aver individuato il cucciolo in un dirupo distante circa 20 minuti a piedi dal paese, ha allertato i vigili del fuoco, i quali sono intervenuti con il nucleo SAF speleo alpino fluviale, calandosi in cordata per circa 20 metri e recuperando l'animale, poi portato dal veterinario. In apertura di pagina sportiva, il basket con la Paffoni che vince largo ad Alessandria, primo successo in campionato per la squadra cusiana che pigia l'acceleratore nel secondo tempo. Serviva la vittoria, e la vittoria larga è arrivata grazie ad un secondo tempo di sostanza e discreta qualità. La Paffoni passa alla palacima di Alessandria e può preparare con maggiore serenità i prossimi due test decisamente più probanti contro la sorpresa Mami vittoriosa, ieri a Cesena e contro Faenza. Omegna ha sofferto il quintetto bonsai della squadra di Vandoni nel primo tempo. Senza il pivot titolare De Paoli, l'esperto tecnico di origini romane ha mischiato le carte, non lasciando punti di riferimento in area e professando ai suoi di pressare a tutto campo, con ritmo forse nato su entrambi i lati del campo. Una rumba che la Paffoni ha provato a contenere cercando di portare la partita su canoni binari a lei più congeniali. Non è stato semplice, perché Ferri e Guaccio, finché hanno potuto, hanno ribattuto colpo su colpo, tanto che all'intervallo lungo il vantaggio ospite era di una sola lunghezza sul 36-35. L'inizio di terzo quarto ha però spostato l'inerzia del match in maniera definitiva. Break mortifero, Alessandria tramortita ed incapace di reagire, evidentemente alle corde, con Balanzoni finalmente fattore assoluto, 21 punti e 11 rimbalzi con 5 assist per il lungo varesino. Le sue iniziative, unite ad un paio di scorribande di Procacci e dalla solida maturità di Prandini, Scali ed Artioli, hanno fatto la differenza. La Paffoni si è scrollata di dosso ruggine e paura, si è presa un margine di vantaggio del tutto rassicurante ed ha condotto la partita in porto senza più affanni e titubanze. Ed ora il calcio con il Novara che pareggia a Grosseto. Al Carlo Zecchini termina con un pareggio 1-1 il match Grosseto-Novara, valido per la 14ª giornata del campionato di Lega Pro, girone A. A segno per i padroni di casa, Galligani al 53esimo e Schiavi per gli azzurri all'83esimo su rigore. La partita non è spettacolare, ma abbastanza equilibrata già dalle prime battute, anche se nella prima frazione è il Novara a gestire meglio la palla. Partono infatti bene gli azzurri, al 12esimo ci prova con un colpo di testa Sbraga, poi 5 minuti dopo punizione battuta da Firenze e poi ancora Panico al 23esimo. Dopo la mezz'ora si vede anche il Grosseto, ma nulla di fatto. La partita si sblocca nel secondo tempo, già al 47esimo pericoloso Schiavi con un'incornata che finisce fuori di pochissimo. Gol sbagliato, gol subito, a segno Galligani che dribbla la manna e di destro in sacca, e siamo al 53esimo, Grosseto 1, Novara 0. Mentre il Novara accusa il colpo, il Grosseto continua ad attaccare. Al 60esimo ci prova ancora Galligani, il tiro però finisce all'esterno della rete. Risponde allora il Novara al 79esimo con Sbraga. La partita si fa nervosa e piovono i cartellini gialli. All'81esimo l'episodio che decide il risultato. Schiavi viene atterrato in area e l'arbitro fischia il rigore per gli azzurri. Dal dischetto lo stesso Schiavi realizza. Grosseto 1, Novara 1 all'83esimo. Nel finale espulsi Pedrini e Schiavi dopo una discussione in campo. E dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Grosseto e Novara pareggiano 1-1.
E del Novara e non solo, si parla stasera alle 20:35, ancora domani alle 13 e alle 17 nella nuova puntata di Dilettanti per Dire. Appuntamento con Dilettanti per Dire, come sempre, una puntata molto ricca con l'anteprima dedicata soprattutto alla Lega Pro, al Novara che pareggia a Grosseto con un rigore un po' generoso. E poi tanti collegamenti con Guido Ferraro, l'angolo di Luca Spriano, avremo in collegamento Fabrizio Leonardi e Guido Presta per parlare anche di eccellenza, della possibile ripresa, si parla di marzo e prende sempre più corpo l'ipotesi che si giochi solamente il girone d'andata. Insieme a noi qui Roberto Cominoli, ciao Roberto. Ciao, siamo tornati, vivi e vegeti. Vivi e vegeti, questo è importante. Con Guido affronteremo il tema del Novara, che è quello più caldo in questo momento. Certamente. Con questa fideiussione, con questi problemi che si annunciano. Roberto, come la vedi? Ma io sono rimasto scioccato da quando questi nuovi dirigenti del Novara, che non conosco, quindi non mi permetto di giudicare, hanno fatto un filmato in cui si sedevano su un trono. Lì sono rimasto un po' basito. E avevano parlato di Serie A, forse... Era quel giorno lì, forse. Ecco. Vabbè. Ci vediamo qua a Dilettanti per Dire con Roberto Cominoli e tutti gli ospiti. Siamo in chiusura, viceoazzurratv.it e le nostre pagine social per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.